La ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza si sta sviluppando anche in Italia, ma bisogna riservare più attenzione alle future donne di domani. È stato evidenziato durante la 2 giorni del congresso che si è svolto a Chieti nel campus dell'Università Gabriele D'Annunzio e che è stato organizzato dalla Società Italiana di Ginecologia dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dalla Società Italiana di Pediatria. La salute riproduttiva delle bambine e delle adolescenti è molto importante e la trasformazione del corpo, quando si verifica prima degli 8 anni di età nelle bambine e dei 9 anni nei bambini, si parla di pubertà precoce. Spiega il professore Francesco Chiarelli, presidente della Società Italiana di Pediatria della Regione Abruzzo, professore ordinario di pediatria e direttore della clinica pediatrica dell'Università di Chieti. Sempre più frequentemente noi vediamo bambine con anticipi puberali e la genesi di questo problema non è ancora completamente chiara. Durante la pandemia da Covid, abbiamo assistito ad un aumento della frequenza dell'anticipo puberale. Come si può spiegare questo? Scientificamente è possibile spiegarlo in due modi. Uno, il fatto che è aumentata la sedentarietà e quindi è aumentata l'obesità. E noi sappiamo che esiste un ormone che si chiama leptina, che viene secreto maggiormente quando in maniera ridotta aumenta l'insulina, per farla breve, e questo può stimolare l'ovaio della bambina e quindi chiaramente questo può essere una giustificazione. E poi ci sono anche gli aspetti legati ai contaminanti endocrini dei quali la comunità europea si sta occupando, per cui questo aspetto dell'anticipo puberale è un aspetto sociale che va sottolineato anche attraverso i media, come stiamo facendo in questo momento. Ma l'anticipo puberale ha delle conseguenze negative? E la risposta è, purtroppo è sì, ha delle conseguenze soprattutto sulla statura finale. Se lei prende due bambine che hanno una il flusso mestruale a 10 anni e l'altra a 12 anni, a parità di condizioni quella che ce l'ha più tardi diventa 10 centimetri più alta. Quindi una compromissione importante è la statura definitiva. E poi è stato segnalato anche che la precocità dello sviluppo puberale può portare anche ad una menopausa anticipata.